Allora, buonasera, io sarò molto veloce per lasciare lo spazio poi agli altri ospiti. Volevo soltanto dirvi qualche cosa sulle terme che hanno appunto, sono state rinvenute nel 2007. Già nel 2000, durante i lavori di realizzazione della villa comunale, furono rinvenuti proprio al di là di questo muro. Sulla pavimentazione che è qui dietro di noi, furono rinvenute delle strutture arcaiche, alcune sepolture e altro materiale che è stato comunque documentato. In quel momento appunto si disse che erano cose importanti perché appunto vennero studiate, però non si fece nulla neanche per divulgarle. Successivamente, sempre nel 2000, dopo qualche mese, si stava realizzando il parcheggio che vedete lì in pratica, dietro questo palazzo con le ringhiere in rete, queste qui. Lì dietro c'è il parcheggio della Banca della Ciociaria e nel realizzare il parcheggio vengono fuori delle strutture molto importanti. Viene fuori un tratto di basolato romano perfettamente conservato, che probabilmente era un diverticolo della Via Latina, che in pratica percorreva quasi perfettamente l'attuale tracciato della Via Casilina, attuale qui di fronte a Via Marco Tullio Cicerone. E venne appunto portato in luce questo tratto di basolato romano in calcare bianco, perfettamente conservato, e insieme a questo basolato vennero fuori anche delle strutture in opera quadrata, quindi in blocchi molto grandi, che vennero velocemente individuati. Non venne fatto uno scavo sistematico, cioè uno scavo stratigrafico, venne soltanto portato alla luce questo materiale e l'allora sovrintendente mandò immediatamente una nota al comune di Frosinone per impedire la realizzazione del parcheggio, in quanto si disse che i resti erano monumentali, erano resti comunque che richiedevano una tutela maggiore e che nel minor tempo possibile avrebbe attivato le procedure per apporre il vincolo archeologico sull'intera area. A distanza di un mese invece tutto questo viene smentito, in quanto arriva una seconda nota con la quale si autorizza la realizzazione del parcheggio che adesso vedete lì, perché si motiva, si dice che Frosinone era carente di parcheggi e c'era molto bisogno di parcheggi in quest'area e quindi appunto si consentì quest'opera. Quindi dal 2000 già si era arrivati alla conclusione che l'area fosse comunque interessata dai ritrovamenti archeologici, anche perché già nel 72, quando venne approvato il piano regolatore generale, tutta l'area della villa comunale, che all'epoca era Parco della Contessa, non c'era ancora la villa, si indicò come area archeologica, in quanto si presumeva appunto che la villa comunale sorgesse proprio sui resti di un'antica villa romana, e anche perché c'erano stati in passato degli sporadici rinvenimenti. Mentre appunto si arriva al 2007 senza mettere alcun vincolo, senza tutelare minimamente tutto quello che era stato rinvenuto, tant'è che nel 2007 si comincia a scavare proprio accanto a questo edificio che vedete qui sulla mia destra, sulla vostra sinistra, si cominciò a scavare per realizzare un parcheggio interrato di pertinenza dell'edificio, però su terreno comunale. Infatti il comune aveva rilasciato una concessione per realizzare un parcheggio interrato. Mentre si facevano i primi scavi, vennero rinvenute delle strutture non ben identificate. Nel proseguire gli scavi, in quanto appunto si bloccarono i lavori, ovviamente, venne portata alla luce una struttura che poi si capì appunto dalle cose rinvenute, era in pratica, erano le terme di Frosinone, un edificio monumentale, esteso. Diciamo, da alcune ricostruzioni ipotetiche ricopriva una superficie di circa 1800 metri quadrati. È stata portata alla luce una parte, 800 metri quadrati, in quanto una grande parte è stata distrutta negli anni 60 con la costruzione di questo edificio del quale parlavamo precedentemente, e probabilmente una parte ancora giace sottoterra perché non sono stati estesi gli scavi su tutta l'area. Quindi ovviamente no, si impedì la realizzazione del parcheggio interrato, però si arrivò poi, dopo varie vicissitudini, a concedere il terreno per la realizzazione di un parcheggio a raso. Infatti adesso voi vedete un parcheggio lì che giace sopra i resti delle terme.
Le terme, appunto dicevamo, sono estese per circa 900 metri quadrati, sono ben conservate in alcuni punti, come ad esempio c'è tutto l'impianto di canalizzazione dell'acqua, molto conservato, c'è la parte del calidarium con le murature alte circa 1,20 m, ci sono le pavimentazioni in cotto conservate, nella parte del calidarium e del tepidarium ci sono ancora dei mosaici, brandelli di mosaici in situ, potete vederli lì stampati sulla tavola. Sono state trovate parecchie monete, tra le quali una moneta fondamentale per la datazione dell'edificio, una moneta risalente all'epoca di Costantino, appunto, che fece datare l'edificio tra il III e il IV secolo dopo Cristo. Sono stati rinvenuti altri frammenti decorativi, alcune parti di marmo che caratterizzavano appunto i rivestimenti delle pareti, e tutto questo appunto è stato conservato ed è tuttora in soprintendenza. Tutto il materiale rinvenuto ha permesso di dare una lettura dell'impianto termale che è stato rinvenuto, che è stato appunto interpretato come un impianto termale pubblico, in quanto si trovava quasi direttamente sulla Via Latina, che era un tracciato viario importantissimo nell'antichità, e comunque anche per la qualità delle decorazioni e la superficie che ricoprivano le terme, si è appunto capiti che le terme erano un edificio pubblico. Quindi per la prima volta si è trovato a Frosinone un edificio conservato abbastanza bene, diciamo non per la prima volta, perché negli anni 60 venne rinvenuto l'anfiteatro, poi sapete benissimo la fine che gli hanno fatto fare. Però insomma, con questo ritrovamento si arriva a delineare una nuova funzione, una nuova importanza che aveva la città di Frosinone, la Frosino romana. Quindi è stato un edificio importantissimo sia per la storia locale, ma anche a livello scientifico, proprio per studiare l'evoluzione degli edifici termali, perché appunto credo che sappiate che nel corso dei secoli hanno subito delle modifiche, delle variazioni secondo le esigenze appunto che si presentavano. Quindi appunto questo rinvenimento venne studiato, tant'è che venne pubblicata un articolo scientifico proprio a firma della dottoressa Gatti, che è la funzionaria di zona della soprintendenza, e della dottoressa Raiano, che appunto parlano proprio dell'importanza che questo edificio ha avuto per l'intera città e che comunque meritava certamente di essere valorizzato. Concludo dicendo soltanto due parole, perché voglio lasciare lo spazio agli altri. Allora, potete trovare alcune immagini e una grande parte dello scritto scientifico su quella tavola. Concludo dicendo che spesso le amministrazioni si nascondono dietro al fatto che purtroppo mancano i fondi per poter valorizzare un'area. Questo è vero, perché purtroppo spesso mancano i fondi e quindi non si arriva alla valorizzazione. Però c'è un passo prima della valorizzazione, che è quello della tutela. Cioè, la tutela è il passo fondamentale. Cioè, una persona o un ente, qualsiasi cittadino, capisce l'importanza di questo edificio termale e quindi dovrebbe pretendere la tutela di quest'area, tutela che poi si può concretizzare nella valorizzazione anche a distanza di decenni. Però l'importante è conservarlo integro per le generazioni future e anche per la nostra città. E anche un'ultima cosa volevo aggiungere, proprio l'assessore regionale alla cultura, Abbate, ha dato la sua piena disponibilità, rispondendo alla nostra lettera. Noi abbiamo inviato una lettera sottoscritta da 22 associazioni e da circa 1000 cittadini, a tutti gli enti preposti, a tutti gli organi competenti e anche alla soprintendenza. Ci ha risposto appunto a questa lettera l'assessore Abbate, dicendo che lui si adopererà per mettere a disposizione tutti i fondi che la provincia ha per la valorizzazione dell'area. Concludo dicendo che l'area è anche comunale, quindi il comune non dovrebbe sborsare un centesimo per prendere l'area, quindi non, a livello economico ci potrebbero essere le condizioni per valorizzarla. Grazie.